E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Joker 947 ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi ragazzi vedremo come mettere il puntatore a croce nero. Iniziamo subito. Andiamo su impostazioni dal mouse. Visioni aggiuntive, puntatori. Intanto combinazione andiamo su Windows nero. Poi sfogliamo e dobbiamo andare a cercare il Cross I. Che sarebbe quello che uso io. Poi ci sono tanti tipi di cross, cioè quello che preferite comunque. Io preferisco questo perché è più piccolino. Facciamo apri, applica. Ok, perfetto. E come potete vedere abbiamo il cursore nero. Ora. Però noi dovremmo andare anche a fare un'altra cosa. Andiamo nell'editor del cursore. Lo apriamo. Andiamo su Import Image, scegliamo il file, andiamo su, se non ci siete già voi, Windows C, Windows Cursor, ok, andiamo a cercare il nostro file che è il Cross I nel mio caso, eccolo qui, andiamo ad aprire, facciamo upload, perfetto, ora lo dobbiamo colorare. Perfetto. Poi facciamo download cursor, ce lo scarica, cursor.cur. Andiamo su, scusate, andiamo su di nuovo impostazione del mouse. Opzioni aggiuntive, puntatori. Andiamo a scegliere il nostro file su download. Download. PC, download, eccolo qui, cursor, lo apriamo, perfetto, è del tutto nero, lo applichiamo, sì, questo ovvio non ve lo dirò io solo perché già ce l'avevo, e facciamo ok, perfetto, niente di più facile ragazzi, abbiamo finito, però siccome io avevo un problema che quando riavviavo spegnevo il PC, tornava il cursore normale, dobbiamo andare a fare anche un altro piccolo dettaglio, apriamo Esplora File, cioè, ok. Poi andiamo su questo PC, Windows C, Windows Cursor. Perfetto. Apriamo di nuovo Esplora File. Ok. Andiamo a prendere il nostro file che abbiamo scaricato, ragazzi. Il nostro cursore personalizzato, questo che abbiamo colorato, come potete vedere qui. E glielo dobbiamo andare a spostare nella cartella Cursor. Gli forniamo le autorizzazioni. E come potete vedere, ragazzi, ora l'avevo tolto, ora l'ho rimesso. E così abbiamo il nostro cursore anche se riavviamo o spegniamo il computer. Niente, ragazzi, questo breve tutorial finisce qui. Spero di esservi stato utile. Un like, un'iscrizione e un commento fanno sempre piacere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi!